Domenica alle 14:30 trasferta a Lucca per il Pescara, non ci sarà lo squalificato Pompetti, al suo posto Giambo, rientra in grosso, Drudi sta meglio, ma per inquadrare meglio questo match abbiamo in collegamento Enrico Giancarli che ha vicino a sé l'attaccante Ferrari. Buonasera Enrico. Sì, buonasera Paolo, eccoci in diretta, noi siamo al concessionario Oriente, evento della Pescara Calcio, abbiamo incontrato il bomber Franco Ferrari che ringraziamo per essere qui con noi, ciao Franco, buonasera. Buonasera a tutti. Allora Franco, ultime tre partite non hai trovato il gol, è la prima volta in stagione da quando parti titolare che non segni, adesso è arrivato il momento di tornare a realizzare. Certo, ti dico una cosa che pesa però non tanto perché... Ti dico, ci ha accumulato tanti gol e spero di farli altri tanti, però come dici te, dopo la terza c'è sempre il gol, speriamo che così sia. Come sta Franco Ferrari adesso? No, molto bene, molto bene. Sto recuperato al massimo, quindi ora per domenica siamo al 100%. No, ho dato uno sguardo un po' al tuo recente passato, sei andato due volte a Lucca e hai segnato sia col Como con il Piacenza. Non c'è due senza tre. Speriamo, per fortuna quei due anni è andato bene, speriamo che anche questa andasse così. Che partita ti aspetti a Lucca? Partita difficile perché là c'è un campo che loro conoscono, è difficile, non so in che condizione sarà, ma sono delle migliori, quindi sarà una bella guerra. Però tu lo conosci bene quel campo. Sì, ho giocato tante volte, mi piace. Segnare lì è facile per te. Non so se è facile, ma ho segnato tante volte per fortuna in carriera lì, a Lucca. Facciamo un passo indietro, partita con il Pontedera, a due minuti dalla fine il Cesena perdeva, voi stavate vincendo, eravate terzi da soli, in due minuti è cambiato tutto. C'è un po' di rammarico per quello che... Ci siamo fatti scappare ancora due punti, è una cosa brutta, però ti dico, siamo carichi ora per andare con tutte le nostre forze a Lucca. Fisicamente come sta la squadra? Perché la sensazione è che è scesa un po' di intensità, sia a Teramo sia con il Pontedera. No, la squadra sta bene. Certamente delle volte ci sono partite che le altre squadre fermano tanto il gioco, il tempo, e per quello si vede un po' che la squadra non corre, però la squadra sta bene, corre, sta a livello fisico anche bene. Ti chiedo un'ultima cosa, quest'anno sei stato abbastanza sfortunato con le decisioni arbitrali, ho visto l'occhiataccia che hai dato all'assistente perché questa volta l'arbitro non c'entrava nulla, ma la palla era entrata o no? Era entrata, l'ho pure detto al primo tempo, mi hanno detto di no, ho detto di vedere la foto, il video, mi hanno detto di no e alla fine partita non mi hanno manco voluto dire niente. Però la palla era entrata? Sì, anche si è visto proprio, il guardalinee era 5 metri indietro dalla riga, quindi com'è possibile che l'abbia potuto vedere, però vabbè. Ormai c'è il terzo, mi sa che fa succedere così, quindi vabbè, che devo fare? Non si può fare niente. Si pensa a lui. Esatto. Paolo, queste le parole di Franco Ferrari, il bomber del Pescara, a Lucca, lo abbiamo appena ascoltato, ha già segnato sia con la maglia del Como che con quella della Piacenza, domenica potrebbe toccare al gol in maglia biancazzurra. Grazie a Franco Ferrari, linea allo studio.